peso del tuo amore nel caffè. Che poi per quanto dolce sei, purtroppo amaro è. E mi ritrovo un po' più sola ormai. Mi hai fatto innamorare adesso. Quando arriverà il mio trasferimento? Tra qualche giorno. Non ho più nulla da dichiarare. Ancora una cosa. Cosa? Luigi Urraca. Non ho niente da dire. Come puoi immaginare, anche il suo direttore amministrativo è stato messo agli arresti. Grava su di lui un'accusa molto pesante. Non so niente di lui. Beh, signor Clemente, se tutto quello che lei ha detto di Gabriella Suarez è vero, temo che sappia più di quanto voglia farmi credere. Comunque penso che questo non sia il momento adatto per discutere. Signor Clemente, lei adesso è veramente solo. Veramente solo. Andiamo. L'ho fatto. L'hai capito bene, purtroppo. È accaduto il peggio. Marco si è dichiarato colpevole. È finito tutto. Tutto. Oh, ti prego, Renato, non parlare così. Per quale ragione l'ha fatto, Claudia? Perché? No, mio figlio è innocente. Non è mai stato invischiato in una cosa del genere. È impossibile, ne sono assolutamente sicuro. Marco è innocente. Ma allora perché l'ha fatto? D'accordo, ma ora cerca di calmarti. Non risolvi niente così. Se Marco è innocente, e anch'io sono certa che sia così, questa storia si risolverà. Non importa che si sia dichiarato colpevole, perché noi assumeremo il miglior avvocato di questo paese. Io ti prometto, Renato, che Marco non resterà neanche un minuto di più in quella cella. Vorrei tanto poterti credere, Claudia. Ma mi sento così... così debole, così... così abbattuto. Tutta la mia vita è crollata all'improvviso. È come se non valesse più niente. Ma com'è possibile? Più ti ascolto e più ho l'impressione di sentir parlare un'altra persona. Forse non ti rendi conto, Clotilde, ma le imprese Clemente stanno andando in rovina. Non esiste più niente. Ormai... Renato, adesso basta, basta! Smettiamola di piangerci addosso, non si risolve niente facendo così. Bisogna reagire, fare qualcosa. Non possiamo starcene qui con le mani in mano, questo non è giusto. Insomma, sia tu che Leonardo state agendo in un modo del tutto sbagliato. Ma come fate ad accettare anche la sola idea che le imprese falliscano così facilmente? Senti,
Io ho dedicato molti anni della mia vita a questo impero. Sì, sì, è vero, alla fine ho venduto le mie azioni, ma non l'ho fatto per vederle andare in rovina. E sono tornata qui per combattere. Tu mi conosci bene, io adoro le sfide. E se avrai un po' di fiducia in me, io ti prometto che ci rimetteremo in sesto e che riusciremo a venire fuori da questa specie di incubo. E guarda che ho tutte le intenzioni di uscirne a testa alta, insieme a te. Ci sono troppi ostacoli, Claudia. Beh, a maggior ragione, ci dobbiamo muovere in fretta. Io non permetterò che le imprese vadano a fondo, non lo permetterò. Siamo coperti di debiti fino al collo. Senza contare l'imperdonabile sciocchezza che ha commesso Marco intestando le sue azioni a quella donna. Ah, ma questo si può risolvere. Del resto lei gli ha mentito. Non credo proprio che sarà così facile. Ha trasferito un capitale di 26 milioni di dollari in una banca di New York. A nome di suo figlio. E prima che si riesca a fare chiarezza su questo maledetto imbroglio dovranno passare parecchi anni. Ma io accetto la sfida, Renato. Sì, io l'accetto. La prima cosa che si deve fare è parlare con Marco. E poi con Leonardo. Di questo me ne occuperò io. Affronterò le spese e ce la faremo. Sapete, ancora non riesco a credere che quest'incubo sia finito e che mia sorella potrà rifarsi una vita. Beh, invece è proprio così, Giulia. Non per niente Gabriella è una Suarez, figlia di Raimondo Suarez. Dico bene? Ha ragione Giulia, Gabriella non si arrende mai. Sì, altro che, me lo ricordo ancora come se fosse adesso. Lei frequentava il terzo anno di liceo e io il secondo. E tutte e due eravamo innamorate del professore d'inglese. E allora lei cominciò a mandargli delle lettere, a fargli mille smorfie. E andava in bagno a truccarsi. È passato tanto tempo. Vedi come fa presto a rattristarsi la ragazza? Le succede sempre così quando comincia a ricordare. Vuoi metterti in testa che Gabriella è innocente e che grazie a Dio quest'incubo è finito? Quindi, quando finalmente nostra sorella tornerà a casa, dobbiamo fare in modo che si senta a suo agio. Dobbiamo aiutarla, eh? Niente facce tristi, mi raccomando. Imbiancheremo tutta la casa e la puliremo da cima a fondo. Da tutta nuova casa nuova. Certo, faremo così, Lauretta. Anzi, lasceremo a te l'onore di cominciare le pulizie. Oh, che carino. Attenzione, sto per farvi una proposta. Che ne direste di fare una bella festa? Eh? Che ve ne pare? Splendido, io mi occupo della musica, soltanto buona idea, musica allegra. Buona idea, presto, su. Damigella, posso avere l'onore del primo ballo? Dai, Nicola, non farti pregare. Certo che lo sono. Insomma, arriva o no questa musica? Agli ordini, Nicola, capitano. Va presto, là. Ah, finalmente. Non mettere il broncio, giuro. Dai, Lauretta, vieni a ballare con noi, coraggio. Andiamo, vieni a ballare, Maria, vieni. No. Non è questa la festa, Nicola. È un'altra, dobbiamo aspettare. Presto nostra sorella tornerà a casa. E noi torneremo ad essere quello che eravamo tanti anni fa. Ti rendi conto, Nicola? Ti rendi conto, tesoro? Noi tre saremo di nuovo insieme. Potremo di nuovo uscire a fronte alta. E lei starà al centro. E tutta la gente potrà vederla. Tutta, capisci? Uscire è la prima cosa che faremo. E io le domanderò perdono. Le voglio dire, sorella mia, perdonami, perdonami, perché ho dubitato di te. La mamma no, invece. La mamma gli ha creduto. Perché la mamma è la mamma. E sa sempre quello che fa. Antonio, io non so che cosa dire. Ti amo. Lo vuoi capire che ti amo? Sì. Oggi quando Alessandro ed Eleonora sono venuti a trovarmi per darmi la bella notizia, per dirmi che sarei diventata nonna, ho sentito che avevo ancora una vita. Che avevo ancora una vita davanti a me. Questo non c'è bisogno di dirlo, io lo so. Sì, ma se non te lo dico, rischio di morire. Antonio, lo sai, amore, quando ho conosciuto Emilio, era un uomo intraprendente come te, un uomo così forte, un uomo con un futuro davanti a sé, un uomo coraggioso.
Un uomo che amava la vita. Marina. Marina. No. No, non mi sto rattristando. Non mi sto rattristando. Adesso sono qui con te, Antonio. Lo sai, amore. Io non dovevo andare da nessun ottico. Sono venuta qui fermamente decisa, ad amarti e ad essere amata. Allora perché continui a parlare del passato? Non serve a niente ricordare ciò che è stato. Beh, quando tu mi hai confessato il tuo amore, non so perché tutto mi sembrava così facile. Ci risiamo ancora con questa storia, Marina. Questo deve essere il nostro segreto, Antonio. Un segreto. Non possiamo continuare a vederci qui, lo capisci? Dobbiamo considerare certe cose, dobbiamo agire in un altro modo. Marina, ascolta, non potrai liberarti di me. Antonio, tu devi cercare di capire. Mi hai detto di vivere il presente e io lo sto vivendo. Lo sto vivendo in pieno, ma non voglio fare progetti. Non voglio fare progetti. Non riuscirai a liberarti di me. Marina. Sì, Antonio. Io ti amo tanto. Antonio. Questo non puoi evitarlo. Ho tanto, tanto amore da darti. Ogni giorno della mia vita voglio offrirlo a te e tu lo prenderai, amore mio. Il domani appartiene soltanto a noi due. Ricorda, il domani appartiene soltanto a noi due. Grazie, con Bianca. Permesso, signora. Vieni qui, amore mio. Zia! Come stai? Ti ho visto dalla finestra mentre arrivavi con la macchina di Benavides. Voglio un abbraccio. Eccolo qui il mio capitano. Come stai? Senti, anche mia madre è venuta con voi. No, amore mio, non è venuta, no. Uffa. Ma vedrai che arriverà molto presto. E molto presto starete insieme, Sì, capitano, vedrai, è così. Senti, amore mio, sono qui per invitarti a trascorrere qualche giorno a casa mia. Che ne dici? Sì! Aspetta, papà non è in casa. E purtroppo non posso chiedergli il permesso. Il fatto è che papà è partito per un viaggio. Tu ne sai qualcosa? No. Ma ecco, lui adesso è andato via. Può anche darsi che torni presto. Dunque, vediamo. Che dobbiamo fare? Non possiamo neanche chiamarlo perché non sappiamo dove può essere. Ma devo chiedergli il permesso. Aspetta un attimo, capitano. Io sono assolutamente sicuro che se tuo padre fosse qui ti darebbe il permesso di andare a casa di tua nonna, non credi? Sì, può darsi. Puoi giurarci. E allora che stai aspettando, eh? Vai su a fare la valigia e strada facendo ci compreremo un bel gelato. Al cioccolato. Al gusto che vuoi, tesoro, e anche tutta la gelateria. Vai, amore, vai, campione. Cerca di fare sì, presto. Sì, mi sbrigo. Albert, come faremo a dire a Diego che suo padre non è partito per un viaggio? Non lo so, Lucia. A dire il vero sono ore che non penso ad altro. C'è tanto odio, quanto odio. Sembra che non è possibile, c'è di mezzo un figlio. Beh, in fondo non è ancora detta l'ultima parola, no? Non è questa la sua frase preferita? Lucia, non dirmi che stai cominciando a pensarla come me. Sai, ho la vaga impressione che si sia rivoltata la frittata. Ed è giusto, perché se non si rivolta si cuoce solo da una parte, vero? Beh sì, da che mondo è mondo. Thank you.
Signorina, sto andando al carcere femminile. Sì, signore. Cinque minuti. Marco. Ho chiesto a Irene di testimoniare. Ma si può sapere perché? Perché è giusto pagare. Marco. Perché tutti i debiti si pagano. Grazie di essere venuta, Claudia. Sono arrivata ieri, giusto in tempo per... Giusto in tempo per portarti via Pierpaolo. Non voglio che resti solo. Io voglio farti uscire di qui. Invece tu non farai niente. Non ti riguarda, Claudia. Ascoltami bene, Marco. Ho dedicato metà della mia vita alle imprese Calmente. Ed è con queste mani, sì, con queste mani, che all'inizio io incartavo pacchetti di biscotti. E mettevo la colla e con le mani appiccicose andavo per strada a venderli. Questo lo sai, perché lo abbiamo fatto insieme. Poi è arrivata la fabbrica e si è allargato il giro di affari. E ci chiedevamo come avremmo potuto pagare quella montagna di debiti. Eppure ci siamo riusciti. Beh, altro che se ci siamo riusciti. Come nessun altro. Poi abbiamo cominciato a litigare a morte per colpa di quella maledetta donna. Claudia. Certo, sono andata via. Ma adesso non tollero che quella donna possa riuscire a vincere. E tantomeno che vinca Alessandro Eustari, un ragazzino che ho praticamente visto nascere. Non permetterò che metta le mani sulle imprese, no, signore. E soprattutto per un debito che tu e io ci siamo assunti insieme. Lo pagherò io. Metto il denaro a disposizione. Ma non intendo tollerare che tu ti distrugga, Marco. Cerca di reagire. Questo non è affar tuo, Claudia. Bene, staremo a vedere. E se tu a un tratto sei impazzito, se ti sei arreso di fronte a un vile ricatto, se hai ceduto le armi senza lottare, beh, io no. Neanche Leonardo Mendoza, né il consiglio direttivo, né gli azionisti, neanche per sogno. Sarò io a comprare una parte delle imprese Clemente, sì, certo. Sarò io a comprarla e questo nessuno me lo potrà impedire. Pensaci, Marco. Guarda che Claudia ha ragione. Qui nessuno ha ragione, papà. E non voglio che mi salviate. Se oggi mi trovo qui è mia la responsabilità. E voglio uscirne da solo, per conto mio. Mi sono spiegato? E al diavolo le imprese Clemente. Che le affondino, che le vendano, non mi interessa. Io firmo qualsiasi carta, autorizzo qualsiasi cosa. Non ho preso questa decisione per suscitare pietà. Non desidero essere salvato. Non so davvero che farmene della vostra pietà. Marco, tu hai dichiarato che... Ho dichiarato solo la verità, papà. Quello che ho fatto. E non permetterò che un essere umano torni in carcere per colpa mia. Per qualcosa di cui rispondo io, per qualcosa che mi è sfuggita di mano. Non sarebbe onesto, papà. E tua moglie ha fatto esattamente quello che io le ho chiesto di fare. Non si può sfuggire a un debito. I debiti vanno pagati. Marco, quella donna è... Claudia, quella donna è innocente. Quella donna è uscita dalla mia vita per sempre, definitivamente. L'unica cosa che mi resta di lei è il suo disprezzo. Ma c'è una creatura che si chiama Diego Clemente Suarez, che è mio figlio. E questo ci unisce. Io l'ho cercato, l'ho portato a casa mia. Ci siamo messi a parlare di cose che neanche conoscevamo. Una sera ebbe la delicatezza di prepararmi da mangiare. Era quello il vero Marco Clemente. In quel momento ero davvero io. Non nella mia impresa. Non per tutto quello che posseggo, ma per quella sera. Tre uova strapazzate male. Tre uova con troppo sale. Mai niente mi è piaciuto di più di quella frittata. Mai. Quindi questa è l'unica speranza che ho adesso. L'unica speranza. Poter rivedere mio figlio. Dopo che avrà saputo la verità. E poterlo guardare negli occhi, senza fuggire. Vi costa tanta fatica, capite questo? Signori, mi dispiace, ma il tempo è scaduto. Marco. Claudia. Potremo rivederci. Tu hai la tua vita. E io non c'entro più niente. Papà, parla con Irene. E dille da parte mia che Marco Clemente la considera una gran bella persona.
tutto questo l'ho voluto io. Cerca di capirlo. È stata una mia decisione. Signori. Sì, va bene, va bene. Andiamo, Claudia. Sì. Claudia. Ora le imprese Clemente hanno cambiato padrone. Devi fartene una ragione. Tu sei sposata, hai due figli. Marco. Io non sono sposata. Anche tu l'avresti fatto, vero? Non avrei potuto andare avanti così, mentendo a me stesso con questa vergogna. Anch'io mi sarei costituito. Davide, quanto tempo dovrò aspettare? Gabriella, non lo so. Giorni. Il giudice è rimasto molto colpito da tutto quello che è successo. E ha deciso una revisione del processo per emettere una nuova sentenza. Non ci posso credere. Neanch'io, Gabriella. Davide, lui perché l'ha fatto? Non lo so. Lo ha fatto. Ma lui... Lui? Lui mi ha ammesso tutto. Irene ha formulato un'accusa. Un'accusa di tentato omicidio. Ma cosa gli succederà adesso? Ha ammesso tutto. Ha confessato. Ha confessato tutto. Ha confessato. Resterà chiuso in carcere, Gabriella. Resterà chiuso in carcere per parecchi anni. Quanti? Non lo so. Comunque, non sarà per molto tempo. Sicuramente lo avrà fatto per cercare di scappare da qualcosa di peggiore. Senti, vorrei che la smettessimo di parlare di questo. Eh? Adesso lui è in prigione. Gabriella, c'è una visita per te. Chi è? Sono io, Gabriella. Voglio ringraziarla per tutto quello... Non c'è niente di cui ringraziarmi. Sono qui per parlare con Gabriella e vorrei farlo da sola, se non le dispiace. Sì, d'accordo. Stavo per andare via. Ci saranno molte cose da sistemare. Quando ci rivediamo? Domani mattina presto, va bene? Ti aspetto. A domani, allora. Arrivederci, Irene. Addio, signora Kerr. Siediti. Tu dici che non c'è nulla di cui ringraziare. Ma credo che ti sbagli. C'è molto, invece. So cosa ha significato questo per te. Io non l'avrei mai fatto, Gabriella. Non avrei mai denunciato Marco. Ho passato tanti anni portandomi dentro questo peso. Sono perfino riuscita a ricostruirmi una vita. Sì, lo so. Ma ormai ora non esiste più niente. Ho perso Renato. Non capisco. Come potrei continuare a vivere con il padre... con il padre dell'uomo che ho appena accusato in tribunale? Come potrei dividere... una casa... un letto... una figlia con il padre di Marco Clemente? Ci sarà un processo. E Marco Clemente finirà in carcere. Tu hai fatto solo quello che era giusto fare.
quello che qualsiasi persona onesta avrebbe fatto. E io ti devo tanto. Non sono mai riuscita a entrare in questo carcere senza pensare che al tuo posto avrei dovuto esserci. Ormai non ha più importanza. Grazie a Dio è finita. Ma io voglio che tu sappia una cosa, Gabriella, perché... perché è fondamentale per la tua vita. Quello che io ho fatto, non l'ho fatto per te. Pensa pure che sono una vigliacca, un opportunista, non lo so. Ho appena messo al mondo una figlia e tu sai bene che cosa significa. Sto rinunciando al mio matrimonio e a un uomo che adoro. Un uomo che ha cambiato la mia vita. Ma non lo sto facendo per te. Tu sei sempre stata il mio tormento. Sei sempre stata il mio rimorso. Ma non l'avrei mai fatto, e te lo dico in tutta sincerità. E neanche per tua madre, che un giorno è venuta a casa mia e mi ha detto cose che non avevo mai sentito. E allora? Allora l'ho fatto per lui. È stato lui a farmi cambiare opinione. Marco, lui ti ama. No, non è vero. Non è così. Non è vero. Ma qui c'è una festa. Certo, capitano, una grande festa danzante. Che te ne pare? E perché? Perché? Te lo spiego subito il perché. Perché tra pochissimi giorni, qui in questa casa, saremo di nuovo tutti insieme alla tua mamma. Sì, lo so. È da molto che la mia mamma mi aveva detto che un giorno saremmo stati tutti insieme. Non ti sembra un'ottima ragione per festeggiare? Sì, certo. Ah, bene. E poi faremo una grande festa anche a casa mia, quando tornerà mio padre. Ma cosa dici? Quando tornerà tuo padre? Sì, perché ora è partito per un viaggio, ma tornerà molto presto. Ah, ti ha detto questo? Sì, e io resterò qui fin quando non torna il mio papà. Poi andrò di nuovo a casa con lui e con la mia mamma. Ne abbiamo già parlato insieme, andrà tutto bene. Ma certo, capitano, andrà tutto bene. Zia, dobbiamo andare a trovare Mercedes Olvido perché mi ha telefonato. Sì, sì, amore mio. Ma adesso è meglio che mettiate a posto i suoi vestiti, dico sì, bene? Sì, vieni, Diego, vieni. Allici la valigia, Laura. Li mettiamo nei cassetti? Sì, li mettiamo nei cassetti come al solito. Laura, vieni, dammi una mano, per favore. Vieni. Sì, ecco, Laura. Allora, Lucia? Adesso chi lo dirà, Diego? Ah, Alberto, io non voglio più dire bugie. Sono d'accordo con te, mamma. Dobbiamo aspettare che torni Gabriella. Sempre se Dio vuole. Soltanto lei deve decidere. Senta, signora Lucia, conosco Marco Clemente da quando ero piccola e so quanto significhi Diego per lui. Sì, amore mio, lo so bene. Bene, ormai ho deciso. Io non permetterò che Marco si rovini. Claudia. Non glielo permetterò mai, mamma. Neanche per sogno, non voglio. Lui cerca di gettare tutto all'aria. Ma io non permetterò che le imprese vadano a fondo, no. Gli ho dedicato troppi anni della mia vita. Quelle imprese non sono tue. Ma posso salvarle, questo mi basta. Le imprese? Certo, che cos'altro? Marco, per esempio. Ah, ma che stupidaggine. Ah, Claudia, dove c'è stato un fuoco resta sempre la cenere. Santo cielo, ma che diavolo dici? Non occorre una laurea per rendersene conto. Per rendersi conto di che cosa? Che per te Marco è stato l'unico uomo importante della tua vita. Che hai usato Pierpaolo come scusa per avvicinarti a lui. Tu sei impazzita. Claudia... No, ti dico, non è vero. Quella pagina l'ho voltata moltissimi anni fa, mamma. Moltissimi anni fa, te l'assicuro. Sì, ma è una pagina che conosci a memoria. E ora l'hai voluta leggere di nuovo. Vuoi divorziare perché quella pagina è ancora lì? No, sono tornata perché non posso permettere che quella svergognata... Claudia, quella svergognata, come la chiami tu, è tornata ad essere libera perché Marco non ha sopportato l'idea che la condannassero. E tu non lo salverai perché Marco non ha alcun bisogno di essere salvato. Lui ha fatto ciò che gli ha dettato la coscienza. Che stai dicendo? Ma quale coscienza, mamma? Marco si è semplicemente fatto manovrare da quella...
Lasciamo perdere. Comunque non è soltanto per Marco che mi sento coinvolta in questa storia, ma anche per Leonardo, che è mio amico da una vita. Stai ingannando anche te stessa, Claudia. È tutto deciso ormai, mamma. So esattamente quello che faccio. Pensa quello che vuoi. Ma io non permetterò che le imprese vadano a fondo neanche per sogno. Non lo sopporto, non posso permetterlo. Affronterò tutti i debiti, metterò a disposizione il mio denaro per risolvere questa situazione. È una specie di sfida. E tu lo sai bene quanto mi stuzzicano le sfide, mamma. Le adoro. Io non so perché l'ha fatto e non mi interessa saperlo, non mi importa. È solo una questione di tempo. Vedrai, lo faranno uscire entro una settimana, tornerà a essere libero. Sta subendo qualcosa di molto grave. Grave. Gravi sono gli anni che ho passato qui. Quelli sì che sono molto gravi. Aspetta e vedrai. Io non gli devo niente. E comunque, se lo condannano vuol dire che c'è una giustizia. Ma voi due avete un figlio. Sì. Sì, questo è vero. Noi abbiamo un figlio. E io per mio figlio pretenderò fino all'ultimo centesimo che gli spetta per legge. Per me non chiederò niente. Ma per mio figlio sì. Io non voglio niente da un uomo che mi ha visto finita e non ha mosso un dito. Forse pretende che dimentichi tutto. Che cosa dovrei fare? Perdonare? Io mi domando ogni giorno com'è possibile che mia madre sia ancora viva, Irene. Pensa, mia sorella. Mia sorella si è laureata in medicina e non ha potuto festeggiare. Non ha potuto gridare di gioia per la sua laurea. Questa rinuncia ha un prezzo. Quelle due vite hanno un prezzo. Cos'è il suo amore? No, accidenti. Lui si è innamorato di una persona che io ho creato intenzionalmente. Ama Rossella Ferrer, non Gabriella Suarez. Informati. Domanda alla tua amica Carmen in cosa mi ero trasformata. Cos'era diventata Gabriella Suarez? Senti, Irene, io provo un grande rammarico per ciò che sta succedendo. E mi dispiace per te. Perché ti capisco. E se a Renato Clemente è rimasta un po' di buona coscienza, un pizzico di buona coscienza, riuscirà a comprenderti. Questo è tutto. Io non voglio avere notizie di Marco Clemente. Di lui non mi importa nulla. Non mi interessa niente. Anzi, spero di non doverlo vedere mai più. Signor Clemente, si accomodi, la prego. Questa è tutta la documentazione, signor Clemente. Il giudice ha ordinato che sia rimessa al tribunale il più presto possibile. Qui dentro c'è anche la sua confessione. Devo firmarla, vero? Deve prima rileggerla. C'è scritto quello che ho dichiarato. Signor Clemente, lei si è dichiarato colpevole di un reato molto grave. Mi scusi, ha una penna, per cortesia? Signor Clemente, prima di firmare, le consiglio di rileggerla. Lì c'è scritto che sono colpevole, questo è l'importante. Né più né meno. Colpevole basta. Così c'è scritto. E Luigi Urraca? Non so cosa abbia dichiarato Luigi Urraca, né mi interessa saperlo. Adesso vorrei firmare, per favore. La legga, perché da quanto c'è scritto lì sopra, risulta che lei ha agito in piena coscienza. Nessuno l'ha costretta. Nel pieno possesso delle mie facoltà e senza costrizioni. Elsa, l'abbiamo cercata per tutta la città. Lei non sa cos'è successo. Sono venuta a prendere la mia roba. Signorina Elsa, sua madre sta molto male, molto male. Ha commesso una sciocchezza. L'abbiamo trovata in camera sua quasi in fin di vita. Pensi che abbiamo dovuto chiamare un medico ed è venuto persino il signor Leonardo Mendoza, lui in persona. Sono venuta a prendere i miei vestiti, quindi vado in camera mia. Per favore, non dire niente a mia madre. Oh, signore mio.
Sono venuta a prendere le mie cose, mamma. Elsa, io ho preso delle pillole. Sì, me lo ha detto Delfina. Ascoltami, per favore, Elsa. Io non voglio più ascoltare niente, mamma. Ti ho già ascoltato al ristorante. Ne abbiamo discusso abbastanza. Ti ho detto tutto quello che ti dovevo dire, no? Adesso non mi interessa più niente. Non dire così, l'unica cosa che ho nella vita sei tu. Dici davvero, mamma? Scusate, io vado in cucina. Elsa, tu una volta mi hai scritto una lettera. In quella lettera mi parlavi della neve, dell'enorme emozione che avevi provato nel vederla per la prima volta. E sembrava che in quel momento per te fosse l'unica cosa importante. Adesso io ti sto dicendo questo perché anch'io non l'ho mai vista. Io non ho mai visto la neve insieme a te, Elsa. Ci sono tante cose. Tante cose che non abbiamo fatto insieme. Non voglio perderti, tesoro. Vado a prendere le mie cose, mamma. Ti prego, perdonami. Io non ho proprio niente da perdonarti, mamma. Io non so neanche perché dovrei perdonarti. Ti sei innamorata di lui, non è così? E va bene. Può succedere, no? Sì, va bene, mamma. È successo. Vi siete amati. Avete viaggiato insieme. Avete continuato a vedervi. Già, ma tu sei fatta in questo modo, mamma. Sei sempre stata così, no? Una donna frivola, una a cui piacciono gli uomini. Sei sempre stata così, non è forse vero, mamma? Mio Dio, che orrore, che terribile situazione. Mi vergogno per te. Perché adesso, mamma? Perché adesso? Adesso che ti sei presa a gioco di me? Adesso che ti sono presa a gioco di te? Io non mi sono presa a gioco di te. Non mi sono presa a gioco di te, Elsa. Va bene. Chiamalo pure come vuoi. Ma in qualsiasi modo lo chiamerai. Non dimenticare mai che io ti odio, mamma. Io ti odio. Vi lascio soli. Marco. Davide. Perché l'hai fatto? Perché ti sei costituito? Tra poco avrò davanti a me parecchi anni per rispondere a questa domanda. E forse esistono anche troppe risposte. Ma ti darò una risposta sciocca, inutile. Una risposta che non vale la pena prendere in considerazione. Perché la amo. Perché è l'essere umano che ho amato di più in tutta la mia vita. È assurdo, vero? Ti prometto che non ripeterò più un'assurdità del genere. Io l'ho distrutta. È quello che ha detto lei. L'ho distrutta. Non importa come, non importa neanche dove. Io l'ho fatta vivere in un inferno. Immagina. L'essere che ho amato di più nella mia vita. Ma tu lo sapevi che era lei? Ma sì, certo. L'ho sempre saputo che era lei. Una notte l'ho trovata addormentata accanto a mio figlio. Una notte. E quella notte ho scoperto che l'impeccabile Rossella era una montatura. Ho scoperto perché era lì. Ho scoperto perché era tornata. Non ho avuto alcun dubbio. A partire da quel momento non ho avuto dubbio. Ho scoperto che era la donna della mia vita. Ho scoperto che era lei l'unica.
che era tornata solo per vendicarsi. Mi hai fatto innamorare.